In questo video vi voglio far vedere il mio secondo giorno d'allenamento per questo mesociclo. Vedremo sempre quattro esercizi per andare a lavorare la parte centrale del nostro corpo, il core. Primo esercizio, ecco, cercheremo di sfruttare per la maggior parte l'uso della spalliera. Primo esercizio, afferro le mani a una spalliera, gambe orizzontali e porto sul bacino, così. Ed eseguo di questo esercizio 10 ripetizioni, quindi addominali alla spalliera. Secondo esercizio facciamo un lavoro per gli obliqui e quindi sempre alla spalliera facciamo un sollevamento laterale del bacino in questa maniera. Chi è meno forte può eseguirlo con le gambe piegate, chi è più forte lo può eseguire con le gambe distese, in questo modo. Ed eseguiamo, come detto, 10 ripetizioni da una parte e 10 ripetizioni dall'altro lato. Terzo esercizio, un esercizio a corpo libero in cui a terra porto i piedi vicino alle mani, faccio un mezzo burpees, quindi da questa posizione faccio 10 di questi movimenti. Così, esercizio anch'esso che serve sempre per lavorare con la parte centrale del corpo. Quarto esercizio, facciamo delle tenute isometriche a uno o due braccia in base un po' al vostro livello di forza, sempre per lavorare con la muscola centrale del corpo, ma con tutto il corpo anche. Quindi, quelli meno forti potranno eseguirlo in questo modo e provano a mantenere questa posizione per almeno 30 secondi. Chi è più forte potrà eseguire questo movimento invece con un solo arto e quindi da questa posizione mantengo così la posizione per almeno 10-15 secondi. Faccio prima da un lato e poi dall'altro lato. Quindi, ricapitolando, i quattro esercizi per questa seduta d'allenamento saranno questi: addominali alla spalliera, partendo con le cosce parallele e vado a sollevare le gambe. Secondo esercizio, obliqui alla spalliera. Terzo esercizio, portata dei piedi vicino alle mani o mezzo burpees. E quarto esercizio, tenuta isometrica con le mani in appoggio sui piedi della spalliera. Eseguiamo tutto 10 ripetizioni, tranne per questo qua in isometria che proviamo a tenere un po' in base alla nostra forza dai 10 ai 30 secondi. E tra una serie e l'altra recuperiamo sempre 1 minuto. Il recupero tra un esercizio e l'altro 2 minuti. Provate a mettere in pratica questo allenamento e fatemi sapere come va. Buon allenamento!